La Pasqua a Lucca Sicula, storia, religione e folklore. Questo è il titolo del libro di Antonino Oliveri, che è stato presentato ieri sera nella piazza Vittorio Emanuele del piccolo comune montano. Il volume, interamente a colori e realizzato dalla Melkart Communication di Sciacca, ripercorre il legame storico, le processioni, i canti, le rivalità che animano i riti pasquali lucchesi. L'iniziativa rientra nel quadro dei festeggiamenti in occasione del quarto centenario della fondazione di Lucca Sicula, che vivrà i momenti clou nelle date del 7, 8 e 9 settembre. Durante la presentazione, oltre all'autore Antonino Oliveri, sono intervenuti il sindaco Salvatore Dazzo, il giornalista Enzo Minio, l'arciprete Don Gaspare Sutera, il presidente dell'associazione Genenia Vincenzo Vaccaro, Lorella Giannetto, Salvatore Mortillaro, Giovanni Lume, Modesto Traulo e il docente di antropologia culturale all'Università di Palermo, Rosario Perricone, che abbiamo intervistato. Il libro del professor Oliveri è un volume che mette insieme il racconto storico di Lucca, aggiornando tra l'altro tutta una bibliografia precedente e anche gli studi precedenti, portando delle novità importanti anche sulla data di fondazione della cittadina e anche l'etnografia, cioè quella pratica che gli antropologi mettono in atto ormai da più di 100 anni, che è quella di parlare con le persone. Infatti in questo volume troviamo, oltre al documento, ai documenti storici ritrovati negli archivi storici, troviamo anche le interviste, le trascrizioni delle interviste, quelle che noi chiamiamo gli etnotesti, cioè quelle fonti orali che servono agli antropologi e anche agli storici per ricostruire i percorsi diciamo, che hanno caratterizzato e soprattutto strutturato questa comunità di Lucca. In questo volume del professor Oliveri tutto questo è ben messo, diciamo, in pagina, come si dice, no? Questo lavoro ci permette anche di comprendere il nesso che c'è tra le pratiche agricole, cioè i lavori, il lavoro agricolo, e le feste religiose, cioè sono elementi che non possono essere considerati separatamente, perché l'uno, come dire, spiega l'altro, no? Sono interrelazionati. E questo è importante perché di solito, come dire, molti non tengono conto dell'intreccio della produzione, quindi come diceva il buon vecchio Marx, dell'economia con poi il fatto religioso, con la cultura che poi quel popolo, quella comunità esprime. E in questo volume invece questo è ben messo in correlazione e questo è importante perché permette anche di comprendere come si sono, diciamo, come si possono evolvere o si sono evoluti questi fatti, questi fenomeni culturali che oggi chiameremmo patrimonio immateriale. La Pasqua a Lucca Sicola, come anche in altre località del circondario, come Villafranca, come Burgio, come Caltabellotta, volevo dire. È un momento nel quale abbiamo anche una competizione agonale tra i diversi componenti della comunità. E questa competizione agonale non a caso avviene per il periodo di Pasqua, che è il periodo di solito, diciamo, no, post-primaverile.